Adesso ci spostiamo per un momento a Gerusalemme, dove opera l'ospedale fondato da Gerardo Sasso, il servizio del corrispondente Giovan Battista Brunori. Fra Gerardo intraprese un lungo e pericoloso viaggio verso Gerusalemme, dove fondò nel 1099 l'Ordine degli Ospitalieri di San Giovanni, divenuto poi l'Ordine dei Cavalieri di Malta. Qui, a poche centinaia di metri dal Santo Sepolcro, Fra Gerardo cominciò ad accogliere e curare pellegrini e malati di tutte le fedi religiose, un miracolo giunto fino a noi dopo mille anni di guerre tra musulmani e cristiani. Noi seguiamo le orme di Gerardo ancora oggi, mille anni dopo che lui ha fondato l'ospedale proprio in questo luogo. Nel 2016 l'Ordine di Malta e l'Ordine di San Giovanni d'Inghilterra sono tornati qui per rifondare l'ospedale di Fra Gerardo. A Gerusalemme Est, nel 1882, è nato il primo ospedale oftalmico del Medio Oriente, gestito dal moderno Ordine di San Giovanni d'Inghilterra, istituzione benefica anglicana. Veniamo da Ramallah. Mio figlio Yamen aveva un neo dentro l'occhio. Il medico ci ha consigliato di venire qui. Qui sono molto tranquilla, sono bravi. Anch'io mi sono operata qui, agli occhi, due volte. Abbiamo ospedali a Gerusalemme, a Gaza, a Hebron. Ogni anno assistiamo 145.000 pazienti e facciamo 7.000 interventi chirurgici. Anche il personale è interreligioso, musulmani, cristiani ed ebrei. Questo è realmente la continuazione della storia dell'Ordine di San Giovanni.